Capitano Browning, è impensabile che due agenti di polizia si lascino scappare sotto gli occhi un fuorilegge da 4 soldi. È oltraggioso! È incredibile! È scandaloso! Non deve sottovalutare quell'uomo, senatore. Ha 7 spiriti come un gatto. Allora per lui ci vuole un cane che ce n'abbia 14 di spiriti. D'accordo, provvederò subito, senatore. E subito! Deve incaricare il migliore dei suoi uomini della squadra speciale. Senza spiegargli troppe cose. Se si sparge la voce, io ci rimetto il mio mandato. Credo di avere l'uomo che fa il caso nostro, senatore. Bene. E avvisatemi subito appena il vostro agente vi consegna Tony Roma. Sì, signore. Sì? Buongiorno signora, sono il rappresentante della ditta Simpson. Sono qui per mostrarle il nuovo Vortex, l'aspirapolvere che ha vinto il primo premio alla fiera campionaria di Atlanta. Non mi interessa, grazie. Mi scusi, lei è sordo. Mi sembrava di averle detto che non mi interessa. Io sono sempre il rappresentante della ditta Simpson. Mi scusi, mi perdoni. Chiedo scusa se mi permetto di introdurmi. Come si permette di entrare in casa mia con la violenza? Deve assolutamente vedere questo gioiello. Le ho detto che... Adesso andiamo ad aprire l'apposito contenitore. Questo è un gioiello della tecnica moderna, la prego. Guardi che meraviglia, signora. Ecco, sente questo rumore silenzioso? Questa meraviglia pulisce tutto a fondo. Ora, attraverso la dimostrazione che sto per farle, lei potrà rendersi conto della straordinaria efficienza di questo piccolo strumento. Guardi, sono 20 anni. 20 anni che i nostri tecnici ci lavorano. 20 anni di studi e di ricerche per mettere a punto questo gioiello necessario in ogni famiglia. E funziona a batteria, signore, è a batteria. Una serie di batterie caricate a radioisotopi reattive di attivazione, una microdinamo che trasmette gli impulsi sulla puleggia galvanoplastica. Ecco qua, il divano è fatto, adesso passiamo alle tende. Osservi bene, signora, il vortex aspira la polvere sia sulle superfici convesse che su quelle concave, per non parlare di quelle troncoconiche, sferiche e bicilindriche. Il 50% delle donne americane usa questo portentoso elettrodomestico, anzi, secondo una recente inchiesta di mercato, il 58,3%. La moglie del presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la Casa Bianca non è bianca perché è bianca, ma è bianca perché l'aspirapolvere Vortex rende immacolati tutti gli angoli della suddetta casa. Guardi, signore, guardi come aspira, guardi che potenza di aspirazione. Aspira più un solo Vortex di 100.000 aspirine. Come può non aspirare a un aspirapolvere così? E adesso attacchiamo le scale. Tutta la scala le voglio liberare dalla polvere, signora. Su, su, venga, non faccia complimenti. Venga, venga a vedere come pulisce tutti i gradini. Tutta la scala pulita con un battibaleno. Guardi, 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 guardi. Il quadro adesso, Attenzione a non avvicinarlo troppo alla tela, se no ci rimane solo la cornice. Ma come facevo a non fargli vedere un gioiello simile, signora? Ma come facevo? Abbia pazienza, signora. La prego. Chi è che canta? Questo è il mio pappagallo. Il suo pappagallo? Sì. Ma andiamo a levare la polvere al pappagallo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Tony Roma? Che volete? Finisci di pettinarti e vieni con me. Ma voi chi siete? Polizia. Polizia? Hai già testimoniato su qualcheduno? Su te stesso. Su me stesso? Sì. P'amore Dio, io sono cantante ballerino rock and roll. La prego, non potrebbe chiudere un occhio per una volta? È così buono, è così gentile. Senti, babiona, questa forza di gentilezze ti porterebbe via tutti i gioielli, compresa la dentiera, chiaro? Andiamo, forza. Goodbye, my love. Avanti, questo è un omaggio dei servizi speciali della polizia, madame, goodbye. Tony! Quello che non riesco a capire è per quale ragione a me, che sono abituato a ben altre missioni, abbiano affidato l'incarico di arrestare un pappone come te. Ma quale pappone, eccellenza? Pappone viene da papa. Papa viene a magnà. Allora, casomai, è a signora Gladys che se papa a me, che sono un bel bucuncino, d'estate. E in cambio tu la derubi. Dite che derubo non può essere girato.
Diciamo che io prendo qualche oggettino per il valore delle mie prestazioni. E poi ho voluto sapere, io ho già lavorato per portare i soldi a casa a chi la povera mamma, che sono 40 anni che sta in America e non sa manco dire yes. Non potresti trovare un lavoro più pulito? E quello che cerca da fa parecchia, ha già mandato curriculum con tutte le foto, altezza, colori capilli, a Hollywood, California. Perché tende aspirazione fa all'attore, cantante e fantasista, ma non mi hanno risposto manco cazzo. Ma tu non sei americano? Veramente sono anglo-italo-paraguayano. Mio padre inglese, alto, biondo, occhi celesti. Mamma invece napoletana, un poco piattuna. E il paraguayano? È un'amica di famiglia, stava sempre a casa mia, giorno e notte. Dicono somiglia a me come due gocce d'acqua. Eccellenza, là c'è sta una stazione servizio, la vedete? Sì, la vedo anch'io. E perché c'è, tenga bisogno e fa una bisogna. Ah, vuoi andare al bagno? Yes, sir. Little present for you, baby. Tony Rome. Yeah. Ehi, amico. Yeah. Tu sei famoso per essere scappato tutte le volte che ti hanno preso. Ricordati che io sono famoso per non essermi mai fatto scappare niente, nemmeno uno sternuto, chiaro? Ok, tenente. Voglio sentire la tua voce, parla, raccontami la tua vita, così non mi annoio. La vita mia è stata una corsa avanti a retto per cercare il successo, ma non ho mai avuto fortuna, onde sta? Pure quando sono andato a Hollywood, appena arrivava rinta la produzione, tutto impazzito. Ma quanto è bella, quante fighe, che bello ciuffo i capelli, che portamente. E poi mi hanno vestito da indiano, mezza 10.000 persone, con un polverone che non si vedeva manco ciuffo. Una volta mi è capitato e fa controfigura d'azione a Achilo Turso e Johnny Travolta. Un regista mi dice, non te fa vedere la faccia, non te stande. Invece appena che Achille ha detto azione, mi sono messo la faccia proprio davanti alla macchina da presa. Se solo per far vedere a mamma. Ma un regista si è incazzato, il mio sogno americano è finito a rintà merda. Ma io insisto, non mollo pure se mi perseguita la sfortuna. È vero, sei sfortunato, amico. Vogliamo andare? Vieni fuori. Prova a scappare adesso, vai. Capitano Brawley. Oh, tenente Parker. Ah, ma è fantastico! Non so come ringraziarla. Sì, mando subito qualcuno. Dove? Garage Frost, 312, 58esima strada. E grazie ancora, tenente. Può essere contento, Parker. Adesso può andare a godersi le vacanze. Sì, sì. Non si preoccupi. Ok. Vuoi sapere la novità? Il tenente Parker dei servizi speciali ha beccato Tony Roma. Devo mandare un paio di uomini subito da lui. Vuole che vada io, capitano? No, tu pensa al caso Burgess. Vai. Sergente Forrester, vieni qua, sbrigati. Ho
Ho un lavoretto per te. Signor, sì. Va al garage Frost, 312 58esima strada, e fatti consegnare un detenuto. 58esima strada, agli ordini. Va pure. Volesse parlare con l'avvocato Miglie. Penso che sua eccellenza sia d'accordo. E no? Chi te lo impedisce? Un braccialetto che mi avete messo voi. La legge americana ti consente di fare una telefonata al tuo avvocato. Ecco il telefono. Grazie assai. Se ti manca la monetina te la presto io, la metto in conto allo Stato. Thank you very much. Hello? Signorina, sono Godoni Roma. Volesse parlare con l'avvocato John Robert Howard. Ok, non. Pamela! Pamela! Su 24 con 18. Tony Roma vuole parlare con l'avvocato Howard. Pronto? Hello. Chi parla? Qui parla allo studio dell'avvocato Howard. Pronto? Signori, tengo urgenza di parlare con l'avvocato. Onde sta? Ah, sta occupato col cliente. That's terrible. Well, signori, lei dica all'avvocato che sono stato arrestato. Certo, certo che è stato tutto uno sbaglio, of course, signori. Ma proprio chi sto deve venire a chiarire l'avvocato, understand? Le dico di venire... dove deve venire? Primo distretto di polizia. All right. O primo distretto polizia. E grazie assai. Stai tranquillo, Tony. Organizzerò tutto come sempre. Avvocato, thank you. Allora c'è un tizio che vuole smettere di fumare. Un suo amico gli dice... Bob, hai mai provato? Andiamo, mi serve il tuo aiuto. Aspetta un momento, vengo subito. Prima fammi finire di raccontare questa cretinata che mi ha raccontato un cretino. C'è un tale che vuole smettere di fumare. Allora un suo amico gli dice, hai provato con le caramelle? Ma certo, dice quello, come no? Ma purtroppo non si accendono. Ti avverto. Tutto ciò che dirai potrebbe essere usato contro di te. Io vaggio dite che mi trovavo a letto. Sì, ma il letto, le lenzuola e la donna erano di proprietà del senatore Henderson. Lei è una bella signora. Io modestamente sono un bello vigo. È una questione di simpatia. Simpatia, eh? E il collier di rubini, i due bracciali di diamanti e l'anello? Omaggio della signora. La quale invece ne ha denunciato il furto. Il furto! Dove sono? A quale ricettatore li hai venduti? Maestà, io non vado a ricettatore, non mi abbasso con certi fedeli. Io tratto solamente con banco e pegni, ecco la bolletta. E che cosa facevi nella camera da letto di Gladys Oppenheimer? Una visita a cortesie. Ah! Reparto investigativo. Capitano è il senatore Henderson. Browning, senatore Henderson? Sì, signore. Sì, l'ho qui davanti a me. Certo, signore. Come vuole lei? Sì, certo, sempre agli ordini. Arrivederci. E adesso, mio caro seduttore da quattro soldi, il senatore manderà due agenti federali a prelevarti. Vuole darti la punizione che ti meriti. Prima come uomo politico e poi come marito tradito. Thank you.
senatore. Allora, dov'è quell'imbroglione di Tony Roma? Come le ho già detto, bisogna mettere tutto a tacere. Non voglio scandali. Tony Roma? Ma l'ho consegnato proprio adesso ai due agenti che lei mi ha mandato, come aveva detto al telefono. Ma che sta dicendo? Non ho telefonato a nessuno. Guardi che non mi piacciono questi scherzi. Eppure sembrava la sua voce. Doveva essere un imitatore. Brutto incompetente, ma si può essere più imbecilli. Però, guardi, almeno ho recuperato i gioielli. Ecco la bolletta. Squinzaglierò due dei miei migliori... Non squinzaglierà nessuno, ha capito? E che devo fare per Tony Roma? Dimentichi Tony Roma. Le porto qualcosa, capitano. Sì, portami due aspirine! I miei gioielli, William, ci sono tutti. Tutti fino all'ultimo. Non tutti, Virginia. Manca il mio anello e il mio anello d'oro. Oh, ma va, quello non vale niente. Sta tranquillo, te ne regalo un altro. Che stupida. Quell'anello vale più di tutti quei gioielli messi insieme. Non ti ricordi chi me l'aveva regalato e che c'era scritto all'interno? Al mio caro amico William Anderson, sempre pronto a darti una mano. Firmato Salvatore Licuti. Il boss più potente della mafia. Ci arrivi col tuo cervello da gallina a intuire le conseguenze di quello che ti ho detto adesso? William? Quell'anello in mano a quel gentiluomo fasullo, amico tuo, che ha soddisfatto i tuoi senili desideri carnali. E un fucile puntato alla mia testa. Voglio il capitano Browning immediatamente. Sono il senatore Anderson. Vieni qui, Graham. Ehi, tutti pronti? Mario, tutto a posto? Sì, Alan, avanti, andiamo. Ok. Vieni. Allora metto l'allarme. Va bene. Marion, il piccolo Billy te l'hai dimenticato, eh? Signor Parker. La signora Polifax. Vai da mamma. Come la mettiamo con la lavatrice che mi ha venduto l'altra settimana? Mi si mangia tutti i panni. Mi ha fatto prendere i migliori vestiti che avevo. Signora, la lavatrice Simpson è la migliore del mondo. Lei ha spinto il bottone rosso? Sì. La leva dall'alto in basso? Sì, come no. Blu e rosso dal basso in alto? Certo che l'ho fatto. 40 gradi? Ho fatto tutto quanto. Ma l'acqua ce l'ha messa? Le ho detto che ho fatto tutto e questa non funziona. Ma io ci ho lavato anche il cane, signora. Grel, oggi po' via Spani, Jaco Scienz, da Cazzuela, Franco Simpson. Ma che lingua gli sta parlando? È polacco, è un profugo di Danzica. E insomma, che devo fare con quella maledetta lavatrice? Oddio, Mario, ho dimenticato il mio diario. Lascia perdere per adesso, Deborah, avrai più cose da scrivere quando tornerai. Oh no, io non posso dormire se prima non scarico le mie emozioni giornaliere nel diario. L'allarme, ci vediamo dopo le vacanze, mi scusi. Oh, certo, faccia con comodo. Ma è mai possibile? L'ho detto a tutti che mettevo l'allarme, ma non mi state mai a sentire, vero? Deborah, sei stata tu. Avevo dimenticato il mio diario. Per quello che ci devi scrivere sul tuo diario. E tu cosa ne sai? Deborah, guarda, qui lo sanno tutti, anche Billy. Leggi il tuo diario. Vuoi sapere che c'è scritto, sì? Oggi Sidney mi ha guardato. È giunto per me il tempo delle mele. Deborah, qui è giunto il tempo dei fichi secchi. Mi spieghi perché non hai mai una parola dolce per la sorella di tua moglie? Perché le ho sprecate tutte per la sorella di mia cognata, vai. Uffa! Allora io metto l'allarme! Si parte! E questo? Parker! Parker! Devo parlarti, è molto urgente. Possiamo entrare in casa, è una faccenda un po' delicata. Sì. Noi non siamo poliziotti, siamo della Simpson, no. Elettrodomestici, perché la mia famiglia non sa del mio vero lavoro. Sì. Alan, che cosa sta succedendo? Un minuto, cara, un minuto. Bambini, per favore, pazienza, bambini. Papà torna subito. Browning, che c'è di tanto importante? Tony Roma è scappato. E sai come? Te lo dico subito. Con il trucchetto più stupido del mondo. E adesso tocca a te riprenderlo. Niente da fare. Io l'ho preso e ve l'ho consegnato.
Adesso hai visto lì fuori? Macchina, figli, cane. Io sto andando in vacanza, Browning. Senti, forse non hai capito. Il senatore Henderson vuole cacciarmi dalla polizia dopo 40 anni di onorato servizio. A me! E tu capisci che cosa significa? Per me è la fine. Io ho moglie e 3 figli. Parker, tu l'hai già acciuffato. Ci riuscirai anche stavolta, ti prego. Ma che ha fatto di così grave questo Tony Roma? Un po' di tutto. Ma la cosa più grossa per quanto riguarda lo Stato è il fatto di essere andato a letto con la moglie del senatore Henderson. Stai scherzando? Una medaglia dovevano dargli. Quella è una donna orribile. E come è scappato? Una telefonata. Un tizio che imitava la voce del senatore Henderson. Sembrava lui, lui in persona. Era identico. La voce identica? La voce identica. Andiamo, è tardi. Dai, andiamo. Quando partiamo? Alan, per favore, il tuo minuto è passato da un pezzo. Voglio andare a pescare. Mi devi portare in canoa. E tutti zitti, eh? E potremmo sapere quando hai intenzione di ritornare? È un'importante vendita di elettrodomestici, non lo so. John Robert Howard. Sono Tony Roma. Adesso non c'è, viene più tardi. Agente 271, vorrei sapere a chi corrisponde il numero 3164591. Ok, grazie. Loving you, Jackie. Dreaming of coconut grove. Oh, Tony, tu mi fai commettere delle imprudenze. L'amore se sta sempre da pagare qualche cosa. Uno piccolo prezzo, ma sta da pagare, non sta. Ma se Archibald ci vedesse adesso, è così geloso. Me la farebbe pagare caro. Che si potrebbe dire? Non facciamo niente male. Chi sta una piccola passeggiata innocente. Quello che abbiamo fatto un'ora fa non era così innocente. Tu lo sai, sono 10 anni che sono sposata e non avevo mai fatto niente del genere prima. Non hai da Dio, marito, che ritorna quando è buono l'amore cue corna. Onde sta? Oh, Tony, che animale sei. Un Howard. Come? Voglio sapere dove posso trovare l'avvocato Howard. Ma che ne so io, non so niente, non lo conosco, non l'ho mai visto. Senti amico, 10 minuti fa mi hai detto al telefono che l'avvocato Howard non c'era.
scommetto che adesso è arrivato, vero? Le giuro, non so assolutamente niente. Io so soltanto che quando cercano l'avvocato Howard devo chiamare quella ragazza. Pamela Sheffield. Tra poco devo tornare. Sì, senti, perché non mi almeno... Mi concedi questo ballo, Pamela? La ragazza è con me. 2 minuti e te la riporto. Balli molto bene. Oh, anche tu balli molto bene per essere un avvocato. Pallone. Qual è la prima cosa che ti ha attratto di me? Sbaglio per te mi è venuta. Perché sei un gioiello dalla capa ai piedi. Tu sì che sai parlare al cuore di una donna. Oh, caro, ti aspetto più tardi in camera mia. È un cornutone. Archibald, va a giocare a poker per tutta la notte. Fallo giocare. Che noi facimmo la triste. Ma già spiegato. Senta, lo vuole capire sì o no? Io non lo conosco questo Tony Roma e neanche questo Mr. Howard. Quante volte glielo devo ripetere? Senti, Pamela, io sono un uomo paziente, ma tu cerca di non farmi arrabbiare. Derby! Clark! Questo tizio mi sta dando fastidio. Fa un po' caldo qua dentro, eh? Vuoi fare una passeggiata e prendere un po' d'aria? Scusa un attimo. Allora, amico, vuoi uscire con le buone o con le cattive? Con le cattive. Non mi piacciono i bambini che fanno i capricci. Non starmi imparato, chiama la polizia. Ok, sono io la polizia. Va tutto bene, signori, va tutto bene, calma, non c'è problema, musica. E allora? Senta, io non ho fatto niente di male. Aiuto Tony perché lui mi ha aiutato molto nel passato. Quando chiama chiedendo del suo avvocato, significa che è nei pasticci. Allora ho chiesto a Bob quello che fa l'imitatore. Ok, lo conosco il trucco di Bob, ma dove lo posso trovare adesso, Tony? Non lo so, sta sempre in giro. Non li conosce neanche lui i suoi movimenti. Ma un piccolo indizio, qualcosa che possa aiutarmi. Andiamo, Pamela, cerca di ricordartelo, su. Io so una cosa sola. E cioè, sentiamo. Sua madre vive a Fort Lauderdale e si chiama Annunziata Pipino. Lui va a trovarla ogni tanto. Annunziata Pipino. Baby. Oh, scusami, amore. E Chanel accende nel sangue 1000 desideri. Spogliati. Come curri.
tutta gialla. Sembra un piccolo pollo. Una piccola palla di pelle di pollo. Tu conosci canzoncini italiane? La pelle figlio da pollo. Fece una palla di pelle di pollo. Tutte visce, vennero a galla a vedere le palle e mi ha già sbagliato. Jacqueline, sei sveglia? Nasconditi, fa qualcosa! Madonna. Tesoro, ho perso tutto. Perché non hai cercato di rifarti? Sfortunato al gioco, ma fortunato in amore. Vieni qua, piccioncino mio. Che buon profumo. Questo appartamento deve essere nuovo. No, portatelo ma dentro. Ma che volete fare? Portatelo dentro. Spiegate. Ah, hai paura, eh? Te la stai facendo sotto, eh? Abbi pietà, Salvatore. Non ti servirà a niente uccidermi. Questo lo dici tu. Servirà a far capire a tutti quelli che parlano troppo che non la passa liscia chi frega Don Salvatore Licuti. Credevi che non ti avrei trovato qui, a Palm Beach? Io ho occhi e orecchie dappertutto. No, io non ho cantato. Deve essere stato qualcun altro. Te lo giuro, non uccidermi. Abbi pietà. Potevo farti ammazzare almeno 10 volte. 10 volte? Mi sono voluto prendere la soddisfazione di spedirti io all'altro mondo. Venite, venite, andiamo. Andiamo via. C'è una puzza qui dentro. Andiamo. Coraggio, ditemi chi ce l'ha. Avete perso la lingua adesso? Chi è che si è messo questo profumo da donna? Un momento. Un momento, eh? Presto! Prendete quell'uomo! Prendete quel maledetto testimone! Va eliminato! Mamma! Prendetelo a qualunque cosa! Non deve scappare! Quell'uomo non deve parlare! Dai, presto! Dai, corso, presto! E levati di mezzo, tu! Non me lo fate scappare, inseguitelo! Andiamo.
piace questa macchina, signore? Yeah, pretty good. Volete fare un business? Io vi do un cocchillo a bagnarola rosa. E voi, ecco, mi date sto cesso bianco. Faccio un bicchiere di rosa anche questa? No, ci penso io. Ci pensa lei? Ok. Can I take with me now? Certo, come? Ok, è. Thanks a lot, eh? Ok, bye. Come ha potuto constatare, gentile signora, qui ci troviamo di fronte a un gioiello della tecnologia più avanzata che non ha eguali nel mondo. Solo in 12 primi e 20 secondi l'abbiamo lavato alla perfezione 4 federe, 5 tovaglioli, 7 tovagliolini, oltre a tanti e svariati capi di biancheria assortita. E l'asciuga pure? Ma certamente, signora, quei capi sono completamente asciugati grazie al nostro dispositivo Uragano Bianco. E li stira pure? Vede, signora, non lo abbiamo ancora inventato, un piccolo robottino che dentro la macchina stira tutta la biancheria, mi dispiace. Allora non la piglio. Peccato, gliela volevo vendere a bassissimo prezzo e con delle rate assai convenienti. No, thank you, non mi interessa. Ecco, magari una lavastoviglie mi potrebbe interessare, ne tenete una? A lavastoviglie? E me lo chiede? A me basta girare la manopola e la lavatrice diventa lavastoviglie. Apro il portello e ci ficco bicchieri, pentole, posate, piatti, tutto dentro. Richiudo e in meno di 5 minuti è tutto lavato. Vuole che glielo dimostri? Ecco, vediamo come lava quei pochi piatti che stanno là. Ma che ci vuole, signore, permette? Senta, signora mia, non è che si è fatta lavare tutto il bucato per poi dirmi che non le interessa? E adesso mi fa lavare tutta quella roba lì per poi dirmi che non le interessa nemmeno una lavastoviglie? Ma non vorrebbe per caso anche un aspirapolvere, così le faccio le pulizie di Pasqua? Ah, un aspirapolvere, ma questa sì che è una buona idea. Cara signora, io non c'ho mica scritto Simpson qui in fronte, sa? Ora mi sembra che stiamo passando i limiti. Vedete, io vivo qua sola sola. E se non mi approfittano poco di voi altri piazzisti quando passate di qua? Ma di uomini in casa non ce ne sono, figli, qualcuno, vedo tante fotografie. Ah, sì, tengo un figlio che ha le sette bellezze, Lucca. Ah, è suo figlio, bene, bene. E l'ho fatto tutto da me, senza manco l'aiuto di suo padre. Beh, a parte il fatto che mi dovrebbe spiegare con l'aiuto di chi l'ha fatto, perché lei, signora, mi insegna che è giusto. Ma questo figlio dove sta? A dormire sopra, qua in giro? No, sta a Hollywood, è un grande movie star. Ah, sta a Hollywood. Però ha telefonato che viene a trovarmi propriamente stasera. Questa sera viene? Allora lei ha vinto il frullino della ditta Simpson, il piccolo grande frullino della ditta Simpson di cui vado a farle omaggio. Eccola là, la macchina rosa. Ha la casa dello stesso colore. Che facciamo? Entriamo dentro e lo massacriamo? No. Ho un'idea migliore. Bella, eh? Questa è la statua della Madonna incoronata, opera di un maestro italiano, 14° secolo. Veramente molto bella. Gunther, vieni qua un momento. Fa girare la statua, eh? Così il padre può vederla bene da tutti i lati. Guardi quest'altra. Che mi dice? Sì. È l'esatta copia di Loreto, Italia. Bella. Mi scusi, padre, la guardi intanto, la guardi bene, sì. Idiota, ti avevo detto di non portare la pistola qui dentro, falla sparire. Ma che vuoi, mandare a monte tutta l'operazione? Se Al Capone fosse stato in regola col fisco, sarebbe morto nel suo letto, lo sai? Vattene via, sparisci. Signor Licuti, c'è Martinez al telefono. Pronto, capo? Abbiamo individuato il nostro uomo e fra poco sarà sottoposto a un trattamento che lo renderà innocuo per sempre. Quando mi hai telefonato ho capito subito, sai, che c'era aria di una sorpresina. Mi sono detto, vedrai che Dennis te lo ricorda di sicuro che è il mio compleanno, come può scordare?
Oh, ma che dai, meraviglia! Facciamoci un giro. A me è proprio uno schianto, Dio, che sogno! Oh, ma è splendida! E pensa che l'ho un'inezia. Davvero? Fa le fusa come un gatto. Oh, guarda, è un sogno, ti sembrerà di volare. Sì. E poi è silenziosa, c'è una ripresa incredibile. Ma davvero? Oh. Insomma, è una bomba. Sentito il botto? Addio, Tony. La mia canzone bolla. Mamma. Eccellenza, così, un poco scorretto, eh. Sono d'accordo con te, ma io ho la famiglia al completo che mi aspetta per andare in vacanza. Andiamo. E mamma dove sta? Mamma. Mamma. Le finestre sono chiuse. Mamma. Tony, figlio mio, bello, come sei bella, mamma. Non ti fidare di quello, sai, è venuto con la scusa di vendermi una lavatrice, poi invece mi ha chiuso qua dentro dicendo che era amico tuo e ti aveva fatto una sorpresa. Ok, forza, andiamo. E non potete fermarvi in un momento, vi faccio un bello piatto di spaghetti con la pomarola. Sarà per un'altra volta, signora, grazie, su. Non vuole. Mi dispiace. Mamma. E bell'amico, attento che non ti ammolla anche a te una lavastoviglie. Chi sta a macchina mia? Io su questo vaso di fiori non ci monto per nessuna ragione, andiamo. Si fa passare a Pepe un oppiattista elettrodomestico per fa comodi suoi e trasiri in te casa a gente per bene. È la mia copertura per far rispettare la legge, non come te che li fai per rubare i gioielli alle donne. Io non ho bisogno di copertura, chi sta a mia copertura? La bellezza mia è quella che mi farà arrivare, perché ci arriverò. Dove? A me cucine va. Sempre se mi riesce a fare un movimento qua a Bugliera, o presidente della Paramount, tiene 75 anni. Chi, lei? No, lui. Lei ce n'ha 77. Desidera? Allora, famo pieno benzina. 5 litri d'olio. Un poco d'acqua, la batteria aspetta con mangio sigaro. Il signore Cadintro non se n'ha d'accordo, understand? Volevo portare la mia famiglia in un paesino, a St. Augustine. È rimasto intatto dal 1585. Tutte le strade uguali, tutte le cose sono rimaste come allora. Che sensazione meravigliosa di vedere tutto com'era nel 1500. Ehi, ma che fai? Ti fermi? Oh! Ma dimmi! Che c'è? Mamma! Ehi, ma tu c'hai una febbre da cavallo! Ce la fai ad arrivare all'ospedale? Dai, ferma che ti porto all'ospedale subito!
Signor Fener, congratulazioni. Sua moglie le ha regalato una bella femminuccia. Io ho già 5 bambini, grazie. No, vorrei vedere quel signore che ho portato qui 2 ore fa. Ah, sì, sì, quello della lavanda gastrica. Era pieno di robaccia, stiamo aspettando i risultati delle analisi dal laboratorio. La dottoressa Barbara York si occupa di lui, camera 91. Dov'è il laboratorio? È là in fondo. Grazie. Signor Fener? Signor Fener? Cosa mi sta dicendo? Io sono una donna sposata. E che se ne importa? Tu mi hai sbombalato il cuore, capito? C'è una mia. Io vorrei stare sempre con te, onde stand. No, non è possibile. Tu mi metti in tuo reparto cronico. A così non esco più dall'ospedale. Come ti chiami? Dottoressa York. No, no, primo nome. Barbara. Barbara. Loving you. Barbara. Dreaming of Coconut Grove. Può darsi che si tratti di mancanza d'affetto, di un complesso infantile, il bisogno di essere amato, visto che non risulta schedato come tossicodipendente. Insomma, il suo amico ha ingerito tabacco di qualità Havana prima scelta e secondo il mio parere, aspetti un momento, sarebbe bene portarlo da uno psicanalista. Il paziente dov'è? Sono venuti 2 signori a prenderlo pochi minuti fa. Io ho detto che Tony, cioè il paziente, era ancora sotto osservazione, ma hanno insistito. Avevano un ordine del senatore Anderson. Magari avevano anche il tesserino dell'FBI, vero? Sì. Porca vacca. Andiamo, cammina. Qualche storia. Sono malato, sai. Ma io c'ho l'ospedale. Forse sono ancora in tempo. Siete quelli che lo hanno prelevato al primo distretto, vero? Ma forse non erano quelli del primo distretto. Ehi! Mani in alto, sparo! Fermo, sono amici tuoi quelli. Quali amici? Sono uomini del sanatorio Arneson. Vai a arrestarli, vai. No, io arresto te adesso. Te, certo, non io. Pronto? Primo distretto di polizia. Ah, tenente Parker. No, il capitano Browning non c'è. Come? Ha detto Tony Roma? Vengo subito a prenderlo. Garage Frost al 312 della 58esima strada. Sì, sì, subito. Maledetto imbecille! Tony Roma è vivo e vegeto. È nelle mani della polizia. Se quello testimonia, significa la sedia elettrica per me e per te. Ma capo, l'abbiamo visto saltare in aria con la sua macchina. Ah, l'avete visto saltare in aria con la sua macchina? E che fai ancora qui? Andate subito al garage Frost, al 312 della 58esima. E non fate casini, almeno questa volta. Voglio che questo tizio sparisca per sempre. Ok, sarà fatto. Speriamo. Sir? Ci sto molto a aspettare.
Chiudi il becco. Tony Roma è nella macchina. Ok. Questi mi vengono a pigliare. Guardate che bel posto è quello lì, adesso ci fermiamo e piantiamo la tenda, eh? Alan, guarda, c'è anche un ruscello, così potrei pescare le sogliole. Guarda che le sogliole si pescano in mare, lì ci posso pescare le trote. Ok ragazzi, allora ci fermiamo qui. Tutti fuori, datemi una mano a montare la tenda. Ehi tu, vieni qua. Vieni qua, vieni. Ehi, tu, vieni. Vieni qua. Ma voi chi siete? Io mi chiamo Tony Roma. Che cosa ci fate nascosto qua dentro? Io sto fuggendo i killer di un marito geloso. Io stavo innamorato di tutto cuore di una guagliona che non mi ha detto che stava sposata. Oh, innamorato e deluso. Ma tu mi farai dimenticare il dolore. Qua bellezza tua. Ma se mi vedi mio cognato. Io big friend tuo cognato, per quello io essere qua. Come ti chiami, pupa? Deborah. Beautiful. I love you. Deborah. Oh, come canti bene. Dreaming of a coconut grove. You like it? Sì. Wow. Deborah, che fai? Parli da sola? Non sono sola. Che? Oddio. Vai via. No, no, no. Non mi portate chi lo fredda e li guarda. Chi lo macchine? Amore marone, io tengo a mamma. Voi la conoscete, la povera vecchia. Su, coraggio, andate a giocare. E quello chi è? È un amico di Alan. Hai visto quanto è bello? Ha uno sguardo magnetico, affascinante. Deborah, non dire sciocchezze. Bel cane da guardia che sei tu. Dai, dai, Greg, dai io a me. Cerca di stare un po' più attento, capito? Su, Deborah, andiamo. Deborah, andiamo! Allora, saresti scappato dalla stanza attraverso il balcone e entrato in un'altra stanza dello stesso albergo, sempre al quarto piano, dove hai assistito a un omicidio mafioso. Dei killers professionisti ti hanno inseguito per tutta Palm Beach senza prenderti e hai saltato con l'automobile un cantiere stradale. Io poi ti ho arrestato, ti ho messo le manette, ti ho consegnato al sergente del primo distretto di polizia di Miami. Ma tu dici che è corrotto e ha fatto arrivare quattro mafiosi ai quali tu sei sfuggito guidando con una mano sola e l'altra ammanettata. Beh, se questo è vero, io sono Liza Minnelli. Allora tu hai da cantare, perché è verità? Sto a sentire. Qui l'unica cosa è che hai rovinato le mie vacanze e adesso ti porto al primo posto di polizia, chiaro? Non mi porto alla polizia perché gli uomini dell'Icuti mi accidano, per carità. Questo non cambia niente, io in galera ti ci porto lo stesso, andiamo. Non mi portare dall'Icuti, ti prego. E ricordati che la mia famiglia non sa che cosa facciamo, né io né te. E smettila di piangere e comportati da uomo. Certo. Da uomo, ho detto. Da uomo. Sali in macchina. Marion, Marion, io mi assento per mezz'ora. Devo andare con questo mio amico allo snack qui all'incrocio. Ok. Intanto preparo il pranzo. Alan? Sì? Il tuo amico si ferma a pranzo da noi? No. Yeah. Dipende tutto da questa telefonata. I love you, Deborah. Thank you.
Avanti, scendi. Ma perché non me vuoi credere? Io per ragioni professionali non credo mai a nessuno, figuriamoci a te. Non mi porta la polizia, ti prego. Ma così mi rovini tutta la carriera. Vengo sputanato completamente. Io denomino mio manager, te do 10%. Facciamo un business. 50-50. Io te faccio la serva. Ti preparo la zuppetta di cipolle. Senti, capito? Amico, questa è corruzione. Poi la zuppa di cipolle non mi piace. Avanti, cammina, su, muovi. Eccellenza, per carità. Uno poco di comprensione. Cammina, cammina. Eccellenza. Sei capitano Browning. Ah, tenente Parker. E poi dicono che l'angelo custode non esiste. E tu? Tu cosa sei allora? Lo sai che è la terza volta che hai catturato quel farabutto? Era riuscito a sfuggire al sergente Hike, che era sceso dalla macchina per aprire la porta del garage. Quel figlio di puttana ha rubato l'auto della polizia e l'ha guidata con una mano sola. Beh, grazie mille. Ma da dove stai chiamando? Da uno snack bar a 20 miglia da Jacksonville, dove mi trovo con la mia famiglia in tenda. Bene, allora portalo alla polizia di Jacksonville e io manderò due uomini a prelevarlo. Questa volta no, ve lo porto io. È troppo importante la sua testimonianza. Visto Licuti compiere un omicidio a sangue freddo, quello di Nick Ragusa. Ma di che stai parlando? Come sarebbe a dire? Per favore, la cosa importante è non parlarne con nessuno, ok? A tra poco. Dove andiamo adesso? Io vado a Hollywood come protagonista di un musical, no. Perché sono Liza Minnelli. Ma cosa ti ha detto, capitano? Ha detto che sei un figlio di puttana, che hai rubato una macchina della polizia, mentre Hyde era sulla porta ad aspettare i poliziotti. Ma non è vero. Lo sergente aspettava i mafiosi. Era lui che l'aveva avvertiti. Hai ragione, Hyde è un corrotto. E com'è che ti sei convinto adesso? Perché quel garage non ha porte. Tu c'hai da dimenticare che io venga a testimoniare gli strani, perché non ho nessuna intenzione che li fetente metà nella gola rinta per i giorni. Ma poi chi cazzo lo conosce, sto Licuti? Io non ho mai sentito parlare. Invece tu lo conosci, l'hai sentito, l'hai visto e testimonierai, perché gente come Licuti hai che devono finire in galera e devono essere tolti di mezzo, ma hai capito? Ma che ti frega te, ma lascia perdere. Piuttosto c'è un'altra cosa che non mi convince. Perché il senatore si è così accanito con te e vuole prenderti personalmente? Eppure i gioielli li ha riavuti tutti. Beh, per dire la verità, tutti meno uno. Io mi ha già tenuto ghiste. Fammi vedere. È piccolo piccolo. Oh, io non credo che un anellino del genere... Ah, però, adesso ho capito tutto. Cosa hai capito? Tutto, tutto. Tu non ti preoccupare, che intanto a te non succederà tu niente. Tu non conosci la mafia. Tu non conosci me. Senti, Marion, ti volevo dire che mi dovrò assentare per una giornata. Mi dispiace molto. Non capisco perché ti dispiace. Stiamo facendo delle bellissime vacanze. Ma scusa, cara, ma si tratta di lavoro, tu lo capisci? Certo, come no. E la Simpson non riesce a fare meno di te, vero? Perché non ti trovano un sostituto per quando vai in vacanza? È quello che dico sempre anch'io. Ma dove è andato il mio amico? L'ho visto andare laggiù con Deborah. Mario, non ti arrabbiare, eh? Su. Vuole che vado con lui per una pensionista d'elettrodomestico. Oh. Io mi vorrei sposare con te tomorrow morning. E partì subito, very quickly. Per dove, Tony? Italy, funico lì, funico là. Oh, l'Italia, il paese degli amanti, la terra di Romeo. Yeah, baby. Non ti preoccupare per Alan, parlerò io con lui. Free, a me non baby. Non ha mai negato nulla, sai? Fantastic. Tony, guarda come volano gli uccellini. Wow. Oh, Tony! Cos'è? Oh, molto.
fortunato, pupa. Lo sai che dice il proverbio? Cagata ad uccel, l'amore più bello. Dai, andiamo, dai, vieni, dai, vieni. Napoli, Napoli, no, dico, per una coppia in viaggio di nozze, Napoli è una tappa d'obbligo. Capri? Beautiful Capri. E Taormina pure. Taormina, fantastic. Tutto questo tra 8 mesi, un anno. Un anno, perché? Perché Tony ha molte cose da sistemare, l'ho già detto a Mario. No, no e no, noi ci sposeremo domani mattina e prima di mezzogiorno partiremo per l'Italia. E tu non puoi impedirmelo perché io sono maggiorenne. Ma tu sei minorenne qui e non voglio più discutere adesso, chiaro? Deborah ha ragione. Cosa c'è, piangi? Io ho già telefonato a mamma. E perché? Perché io saccio dove vado, ma non saccio quando torno. Mamma. Marion, io vado a fare una telefonata con Tony. Ci voleva pure la madre. Cammina, Tony, andiamo. Niente, niente. Siete di reo. Lisciata. Mamma! 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 Sta male, mamma! Sta male, mamma! Mamma! Ore 7:35. Era questa che volevi? Ti apro io. Scendi, Tony. Marion. Marion. Strano, nemmeno Greg mi viene a fare le feste. Fermi dove siete, mani sulla nuca. Se ubbidirete non faremo del male a nessuno. Vengo da parte di Salvatore Licuti. Tu hai Tony Roma e noi abbiamo la tua famiglia. Ti proponiamo uno scambio. Dove sono i bambini? Nella tenda, sotto controllo, non preoccuparti. Ma se provi a fare il furbo, beh, insomma, mi sono spiegato, eh. Dai, sbrighiamoci, abbiamo fretta. Ha già capito, va. La nostra macchina è dopo la curva. Frank, Johnny, Buster, andiamo. Ecco, voi state buoni e fermi e tutto andrà bene. Quando ce ne saremo andati, tutto questo vi sembrerà un sogno. Greg, mi esco! Ecco qua! Oh, scusa, Tony! Tony, Tony, amore mio, sono stata tanto in pena per te. La vita è come un rock'n'roll. Che significa? Bisogna saltare il tempo. Io per non saltare in tempo mi ho beccato una trambata terrificante. Porca via. Sì, sì, tutto bene, stai tutto bene, stai bene. Ma chi erano quelli? Che cosa volevano? È una storia di spionaggio industriale. Quel ragazzo lì è il nostro progettista. Volevano prenderlo con le buone o con le cattive, ma non ci sono riusciti. Su, coraggio piccolino, vieni qui da papà. Ragazzi, raccogliete tutta la vostra roba. Bob, vieni qua. Smontate la tenda che ce ne andiamo via, eh. Vi porto a un camping qui vicino, dove ci sono i guardiani e il cancello con la sbarra. Raccogliete tutto e tenetevi la macchina, perché noi andiamo via in treno, ok? Grel, grazie. Grazie, Grel, grazie. Scusate, tenente, ma non mi potevate far riservare un vagone prima classe? Già, bravo Fritz, così ci mettevano sotto una bomba e saltavamo tutti in aria. Ricordati che abbiamo a che fare con la mafia.
Pigliamo Gill, che è l'ultimo. Così quando si ferma, rimane lontano dalla stazione, you understand? Fa un poliziotto. Ma potrei dirti che è stato un caso, invece è stata proprio una scelta. Ma che caspita scelta è? Ho sempre creduto in un mondo migliore e ho pensato che fosse mio dovere dare il buon esempio. I understand. E sei sempre stato la squadra elettrodomestico? No, prima, quando ero più magro, facevo il ballerino. Dimmi un poco, tutti quei guaglioni sono tuoi adottati? Jeffrey è figlio di un ergastolano. Ho fatto condannare io il padre. Per quanto riguarda gli yo-yo, l'ho trovata nel Vietnam, in un villaggio distrutto. Era stata abbandonata lì. Invece Murphy è nata perché Albert voleva una sorellina. Allora io... Ma che fai, dormi? C'ha più stanchezza che delinquenza, questo qua. Sergente, ci sono dei clandestini qui. Ehi, dentro. La corsa è finita, fuori. Guardi che dobbiamo raggiungere Miami entro stasera. Sì, ci arrivate a piedi, ma prima pagate la multa. Ok, io sono il tenente Park dei servizi speciali, siamo in missione. Chiudete la porta. Chiedo scusa, tenente, se posso fare qualcosa per lei, basta che me lo dica. Hai sentito? Chiude la porta. Grazie, sergente, grazie. No, ci penso io. Stanno per arrivare a Miami. Sono su un treno merci. Ehi, non avrebbero potuto sfuggirti. Avevi messo sotto controllo tutti gli stati del sud. Già, ma intanto ieri sera Jack Delgado aveva preso la moglie e i figli in ostaggio e che è riuscito a fare? Ha rimediato un sacco di cazzotti. E si sono portati via anche le armi. Eppure Delgado è un ingamba. Ma quei due sono più ingamba. Non ci devono più sfuggire. Questa volta non sanno che noi sappiamo dove sono e che li teniamo sotto controllo. Eh? Eh? Quel treno fa diverse fermate prima di arrivare a Miami, giusto? Raduna subito i ragazzi. Tutti quanti. Già fanno bisognina. Che hai detto? Che bisogna fare piscia e non so dove fare. Ma come? Ogni volta che stiamo insieme io e te hai bisogno di fare qualcosa. Beh, ma com'è possibile? Beh, nella vita per campare c'è bisogno di pisciare. Vita per campare c'è bisogno di tante altre cose, non solo di pisciare. Dico bene. Sa da dormire, sa da mangiare, sa da ballare un rock and roll. Certo, rock and roll. Dunque, no. Vediamo un po', no, questo è un carro bestiame, no? Anche le bestie fanno la pipì. Ecco qui, siamo in discesa. Ecco. Ce la faccio più. Avanti, ecco qua. Balla il rock and roll, forza. Thank you very much.
chiamando Odrino, guarda. No, il treno se ne sta andando via, noi ci stiamo fermando. Mai perso da chi il vagone. Ecco da dove. Da 3 o 4 miglia si erano accorti di essere sganciati e allora hanno... Noi abbiamo sparato più di 1000 colpi contro un vagone vuoto. E quelli adesso dove saranno? A volte anche silenzio, parlatore. Facciamo così, senti, facciamo così. Io vado dietro con Anna e tu vieni accanto a Olivia, va bene? Olivia? Oh. Olive? Wow! Loving you, Olive. Dreaming of coconut grove. Come canti bene, che voce vellutata, tesoro. A me gli uomini con la barba sono sempre piaciuti da impazzire, specialmente quando sono grossi e forti come te, amore. Alan, io voglio essere tu. Mi senti? Ma insomma, che cos'ha il tuo amico, Tony? Non dice una parola. Forse una come me non è il suo tipo. Ma che stai dicendo, puta? Grida con stavamo dietro insieme, ma dito, che innamorato pazzo è te. E allora perché se mette lì come una mummia? Non ti preoccupare, che Tasha consente. Don't worry about it. Right? Oh, Tony, non ce la faccio più. Mi sento tutta sconvolta. Oh, Tony, ti prego, ti voglio. Fermiamoci a un motel, ti prego. Andate a prepararvi che noi torniamo tra 5 minuti, ok? Perché non adesso? Andiamo a comprare lo champagne, con un goccio, sfumate, Tony Roma ne fa tante. Senti un po', disgraziato, io ti ho seguito in questa farsa perché siamo in una situazione eccezionale. Non ti arrabbiare, te ne serviva un mezzo per andare a Miami, chiesto un mezzo per andare a Miami. Io sono un poliziotto, non posso rubare automobili. Ma non la rubi tu, la rubo io e poi ti dono un passaggio. Come on, let's go. Aspetta un momento. Yeah. Delinquenti, biglietti, farabutti! Ci hanno rubato la macchina! Oh mio Dio! Ci siamo cascate come due ragazzotte al loro primo appuntamento! Chiamiamo la polizia, chiamiamo la polizia! Oddio, sto per svenire! Olivia, non adesso, ti prego, non adesso, non è il momento! Il signore del 111 e del 112, c'è un biglietto per voi, lo hanno lasciato quei due signori. Buongiorno. Gentili Catherine e Olivia, per motivi di assoluta necessità siamo costretti a prendere in prestito la vostra macchina. La ritroverete al garage Froster 312 della 58esima, con il pieno di benzina. I nostri ringraziamenti. Ah! I falchi dell'autostrada, ma guarda che faccia tosta!
Ma che buffo! Ah, bene, bene, il tenente Parker. Sono molto felice di vederla perché questo mi dà la possibilità di ringraziarla di persona. E appena mi si presenterà l'occasione, ho intenzione di proporla per una promozione. Questo credo sia suo, senatore. Temevo di non essere eletto. E ho pensato che forse con un piccolo aiuto di Licuti. È stato un momento di debolezza. Quando scade il suo mandato? Tra un anno. Ma forse è meglio che presenti le mie dimissioni adesso. Ecco, bravo. Così cominciamo l'operazione Città Pulita. Arrivederla, senatore. Sistemato. Adesso andiamo a sistemare anche l'altro. Vai alla 144 22esima ovest, che a quest'ora a casa lui non c'è. A me questa idea tua non è che mi piace tanto, onde stante? È meglio che te la fai piacere, perché solo la tua testimonianza può inchiodare Licuti e compagni. Dopodiché sarai un uomo libero e questa mi sembra la cosa più importante. Yeah, I know, man, it's important, man, lo so, ma se poi ci va male... Ah, se ci va male ti posso garantire solo un funerale di prima classe a spese dello Stato. Facimme corna, facimme corna. Solo perché sto con te che mi sento così sicuro. Va a parcheggiare laggiù in fondo e quando lo vedi arrivare aspetta un po' e poi entra. Non tieni paura che me la squalio. Sarebbe il più grande errore della tua vita. Mi ha fatto un funerale a spese dello Stato. Scusi, chi è? Signora Haig? Sì. Sono il tenente Parker della squadra speciale della polizia. Posso entrare? Sì, si accomodi. Prepara le valigie, si parte. Così, all'improvviso? Sì, così, all'improvviso. Ho avuto un permesso e non voglio perdere una vacanza. E come facciamo con Fred? Come sarebbe a dire? Sta da tua sorella, no? Ci può rimanere un po' e poi l'andiamo a prendere. E smettila di fare domande. Avanti, prendi le valigie, dobbiamo partire, adesso. Tu stai scappando, dimmi la verità. Ma che ti salta in mente, Nora? Hanno scoperto che sei corrotto e stai scappando. Chi te l'ha detto? Gliel'ho detto io. Tenente Parker, come ha fatto a entrare in casa mia? Dalla porta, amico. Nora. Neanche il pensiero di nostro figlio l'ha trattenuto. Bisognava proprio dirglielo. Era necessario per la salvezza della tua famiglia e anche per la tua pelle se farai quello che ti dico. No, 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 non c'è niente da fare. Sono troppo potenti. Si potrà sfuggire loro una volta, magari due. Anche 100 volte se vuoi. Fa come ti dice Edward, ti prego. Ma vuoi capire che è inutile? Non ci si può salvare dalla mafia. Ci vorrebbe un intervento soprannaturale. Eccolo. Intervento soprannaturale. Mi hanno padre eterno, potete sapere un caffè, Sallazza, un santo importante. C'era una statua come questa al mio paese. Mia madre mi portava al santuario e andavamo, da San Lazzaro, a chiedere la grazia, la grazia. È un buon santo, sì, la grazia non la rifiuta mai a nessuno. E invece poi col tempo ho capito che le grazie è meglio che uno se le fa da solo. Scusi, c'è Don Garcia Gonzalez che vuole vederla. Don Garcia! Grazie per essere venuto, Don Garcia. Mi avete chiamato e io sono venuto. Allora qual è il problema, Don Samuel? Beh, se non vi dispiace, noi stiamo aspettando Tommy Cardi e poi ne parliamo. Ah, Tommy Cardi, è un pezzo che non lo vedo. Sì, mi farà piacere incontrarlo. Sì, sì. Thank you.
Ecco. Questi sono i fatti. Per questo chiedo il vostro aiuto. La situazione è grave. Lo so. Se riescono a tenere nascosto il testimone fino all'inizio del processo, non vedo come farai a cavartela, Salvatore. È tutto qui? È tutto qui quello che sai dirmi? Ma chi ti ha tirato fuori dai guai nell'affare Gardinia, eh? Lo so, non c'è bisogno che me lo sbatti sempre in faccia. Ehi, non litighiamo. Non servirà a niente litigare. Adesso l'importante è darci da fare. Abbiamo uomini dappertutto. Lo troveremo. E dovete sempre ricordarvi che la nostra organizzazione è come una casa. Io sono un mattone, lui è un mattone e tu sei un mattone. Voi togliete un mattone, solo uno, e la casa ci crollerà addosso. Pronto? Sono Ike, ho agguantato Tony Roma. Sì, qui con me. E quell'altro, il poliziotto, quello che stava con lui? Di lui non so niente. Tony Roma ha battuto la campagna e ha raggiunto l'aeroporto. E lì mi è cascato tra le braccia. Ma perché stai perdendo tempo? Perché mi hai telefonato? Piantagli una pallottola in testa, ammazzalo. Lo vuoi capire che tanto sei finito come poliziotto? Lui lo sa che sei corrotto. Sì, è vero, ma ha una testimonianza scritta o qualcosa del genere che ha consegnato a un avvocato. Dice che è disposto a trattare con voi, però. Allora portalo qui. Entra dall'ingresso posteriore. Lo porta qui. Ike porta qui Tony Roma. Allora non ci sono più problemi. No, ha messo per iscritto tutto quello che sa e l'ha consegnato al suo avvocato. Merda. Potrebbe essere un bluff. Io non credo. No, non credo. Tony Roma, c'è roba qua dentro. Comunque lo scopriremo presto. Hai che lo sta portando qui. Lo scopriremo. Ci vediamo. Era un bel po'. Allora, che hai da raccontarmi? I remember, Mr. Licuti, quella volta quando stavo a retta tenda nell'albergo di Palme Beach e vagevista che mottevate o piombo avanza quell'amico vostro. Di che Ragusa meritava di morire, e anche tu. Quella famosa notte, tu dovevi trovarti in qualsiasi parte del mondo, tranne che in quella stanza. E perché stava rinta chi la stanza albergo non merito di vivere. Vedo che afferri le cose al volo. Ora basta, che aspettiamo? Ve lo dico io che state aspettando. Che io vi dica che chi la sera da dietro la tenda ha già viste tutte. E ha già scritte, date e nomi. Ha già messo tutta la rinta a busta e l'ho data all'avvocato. Tutte autenticate. E lo dite all'avvocato, se tu vedi che per due giorni io non venga a casa, tu chiami subito la polizia e dici a Tony Roma non è tornata. L'avevo detto io, bastardo. Tu state zitta che a questa punta denuncia pure a te per corruzione. Stai bleffando. Tu aspetta. Hai detto che eri pronto a trattare. Dai, sputa. Questo sì che si chiama ragionare. Voi senza tanti inciuci, chi le che dovete fare? E depositate $1,000,000 in tal banca per il Banco Bahamas. Questa, io adesso vi saluto e me ne vado. Voi depositate i soldi e io vi tengo a busta. È quello che vogliamo. Che volete? La busta. Chi la busta? La vita mia. Prima i soldi, poi la busta. Chi è il tuo avvocato? L'avvocato Auer, ok? Qual è il suo numero? 3-1 2-4 7-1. Va bene. Pronto? Studio dell'avvocato Howard. Vorrei parlare col signor Howard personalmente. Le passo la segretaria. Sì? C'è l'avvocato Howard? Un momento, prego. Vedo se è libero. Howard? Sì, sono l'avvocato Howard. Sì? Beh, potrei anche venire. Ma a due condizioni. Una, l'autorizzazione del mio cliente. E la seconda, assoluta garanzia della mia incolumità. Mi sembra sacrosanto. Per la prima è facile. La farò parlare col suo cliente. Per la seconda, lei che ha da proporre?
Avvertirò tutti i miei dipendenti. Se non torno entro 2 ore, ne tragga lei le conseguenze. Mi dia l'indirizzo. 277, ottava strada. Ok, a fra poco. La mafia sa pure perdere, right? Infatti la nostra organizzazione, che voi chiamate la mafia, spesso prende qualche batosta. Ma non so fare buon viso a cattivo gioco. E paghiamo sempre, sì. Dammi la busta. Le condizioni le abbiamo già stabilite con Tony Roma. E saranno scrupolosamente osservate. Dammi la busta. Polizia, servizi speciali. Sono il tenente Parker. Vi dichiaro in arresto per omicidio di primo grado. Ammazzateli. Thank you.
finita. Perché non mi avverti mai che sei tu? Eccellenza, posso andare? Non abbiamo ancora finito, e lo sai. Scusate, una dimenticanza, può succedere. E io, tenente, mi farà il rapporto? No, nessun rapporto hai, che telefono al capitano Browning e digli di venire a prendere questa spazzatura. Grazie. Andiamo, andiamo, presto! Anche voi laggiù, muovetevi! Avanti, su, forza, e muoviti, cammina! Avanti, eccoci, su, su. Muoviti! Con te poi ce la vediamo, eh? Ah, tenete, tenente! Tra esattamente un'ora sarò fuori sotto cauzione. Mi potete solo accusare di resistenza alla forza pubblica. Eccellenza, chi sta fuori tra un'ora? Che facendo? E l'omicidio premeditato? Danni fisici alle persone? Associazione a delinquere? E potrei continuare fino a domattina, amico mio. Ma questo dovete provarlo. Dovete provarlo. Abbiamo un testimone oculare. No, 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 io non ho già visto niente. Non mi guardate a me perché io non ho già visto niente. Allora, io me ne vado, tutto dipenderà se il testimone riuscirà ad arrivare in buona salute. Dormite. Fino al giorno del processo, eh? I remember, Mr. Licuti, la volta quando stavo a retta tenda nell'albergo di Palme Beach e vagge viste che bottevate o piombo, avanza chi l'amico vostro. Perché Ragusa meritava di morire, e anche tu. Quella famosa notte. E ce l'è, mo' m'avete inguagliato proprio bene, siete contenti? Tranne che in quella stanza. È meglio che ce n'è. Ma Rosa, no. Grazie, Parker. Allora, ha già finito veramente? Beh, dopo questo magnifico colpo, amico, e questo brillante successo, considerando che il senatore vuole tenere la cosa nel massimo segreto, per quanto riguarda me, sei libero di andartene. Fantastic. Thank you, sir. Eccellente. Vieni qua, vieni. Sarai libero per lui, ma per me ancora no, giusto? Carissimo, siete venuti nella casa del Signore perché il vostro onore si è sottoposto da Dio davanti al ministro della Chiesa. Perciò io vi interrogo davanti alla Chiesa sulle vostre intenzioni. Vuoi tu, Deborah Smith, prendere come tuo legittimo sposo il qui presente Antonio, Rosario, Archibald, di Pino, per amarlo, rispettarlo nel corpo e nell'anima finché morte non mi separi? Sì. E vuoi tu, Antonio, Rosario, Archibald, di Pino, prendere come tua legittima sposa la qui presente Deborah Smith e rispettarla nel corpo e nell'anima finché morte non mi separi? Ma dove va? Venga qui! Venga qui!